Sì, quel pezzo è mio, scusate. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo su R Factor 2 per una delle garette giornaliere. Sono un paio di settimane che non ci corro. In realtà l'altra settimana avevo registrato qualcosa con quelle specie di NASCAR, diciamo, ma come vedrete qui non è andato benissimo perché purtroppo mi hanno ammazzato a inizio gara e quindi sostanzialmente mi sono dovuto ritirare, il tutto è andato un po' a fasse benedì. Comunque, questa settimana quelle non ci stanno, mentre le daily race di questa settimana, che poi non so quando voi vedrete il video, riguardano le Caterham, le Radical e le Formula Tatus, ma adesso ci aspetta proprio la gara con le Caterham al Botnia Ring, che non credo di averci mai corso sinceramente. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale, perché più iscritti ci sono più ci si presentano opportunità di fare cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. Passa Troy Lamentus, che è uno che non gli sta mai bene niente. Ora bisogna ricordarsi un attimo come si guidano ste Caterham, ma tra parentesi bisogna pure imparasse il circuito. Ecco. Non molto bene. E vaffanculo, porca. Comunque non c'ho per niente un gran feeling con questa pista, decisamente. Attenzione, semaforo rosso. Ok, semaforo verde, se no questo ci frega. Se riesco a passare per primo sul traguardo sarò in pole position, almeno per un giro. Per muro, porca tro... Sì, quel pezzo è mio, scusate. Ok, mancano 3 minuti e 16. Ogni volta che arrivo su sto gioco mi ci vanno 20 minuti per raccapezzolarmi, per capire dove stanno le info. Tipo, dove sta il muretto, invece l'ho capito benissimo, mannaggia. Ok, l'ho finito, forse abbiamo preso un quinto posto. Ci siamo. Perché sirene? Ok, siamo partiti discretamente alla fine. Attenzione subito Leclerc che cerca di deumidificare Hermit. Oh, mamma mia Hermit. Noi se infiliamo su Hermit, davanti abbiamo Binacci Arredamenti, che è dell'Academy, non so di cosa. Siamo abbastanza veloci anche perché abbiamo preso la scia. Qui a destra abbiamo un'altra macchina. Adesso il gruppo si sta sgranando e a me mi prude il naso. Cerchiamo di piano un attimo di ritmo. Oh mamma mia, mamma mia, non te imbizzarì, non te imbizzarì. Vedo sabbia alzarsi, vedo sabbia alzarsi. Siamo usciti molto molto sotto coppia. Per fortuna quello dietro c'è Raggioli. Beh, si butta, si butta, si butta, si butta, si butta. Si è buttato, però si è buttato nell'umido pure lui. Perché evidentemente si è rigirato, non lo so. Adesso un attimo respiriamo, prendiamo un attimo il ritmo. Ecco, mentre dicevo prendiamo un attimo il ritmo, un momento mi ammazzo. Le reazioni di sta macchina sono nervose, raga. Dobbiamo cercare di prendere un po' di ritmo perché stiamo a girare schifo. E invece dobbiamo andare a richiappare Binacci. Ma dietro Patterson, quello di... Oddio, come si chiamava quella serie di film? Quelli di vampiri. Oddio. Non mi viene il nome. Vabbè, poi ci penseremo. Usiamo la seconda qui per farla girare praticamente, raga.
Mannaggia, mi prude il naso. Se faccio un'altra driftata così, le gomme ci durano 5 minuti su sto gioco. Mannaggia a me. Cerchiamo di recuperare qualcosa su Binacci qui davanti. Che però mi pare che invece sta allunga. Mentre Patterson qua dietro. Oh, non mi viene quello là, mi viene Moonlight. Ma chissà che cacchio è qua la serie. Cioè, non è una serie TV, è una serie di film, capito? Boh, vabbè, poi mi verrà. Dove c'è sta un lupo mannaro e sto vampiro che se litigano sta tipa. Attenzione che si butta dentro Patterson con i suoi poteri da vampiro. E noi con i nostri poteri da occupatore abusivo di suolo pubblico cerchiamo di tenerlo dietro, ma se vede che è tanto che sono arrugginito su R-Factor 2, che sono due settimane che non ci giro. Stiamo veramente a guida male. E non me lo riesco proprio a schiodare da dietro. Queste macchine non aiutano. Ho preso il trampolino. Però qui siamo usciti un po' meglio. Il problema è che Binacci se ne sta andando tanto. E noi se ne andiamo per campi, attenzione! E stavolta Patterson ci obliterà. Vedo sabbia alzarsi. Patterson, che faccio? Io lascio, eh? Sento una frenatona di Patterson che si butta dentro. Bravissimo Patterson. Noi abbiamo aperto il gas nel momento sbagliatissimo. Mamma mia! Ci passa pure Hermit. Stiamo a fa per passo del gambero. Mamma mia, ecco Hermit ha messa la seconda come abbiamo messa noi. Appena botta di culo, noi siamo riusciti a tenerla, mentre lui no. Cerchiamo di non farlo scappare via Patterson, perché in realtà il passo per girare con lui ce l'avevamo. Sta cavolo di curva non la capisco, ragazzi. Cioè, comunque è strana sta pista. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Mentre vedo che Patterson sta recuperando su quello davanti, ma è indoppiato. No, no, è il terzo, non è indoppiato. E Bib qualcosa? Bib Fortunato, mi pare. Si chiamava. Noi abbiamo recuperato qualcosa su Patterson comunque. Porca puttana. Ho detto sta cosa. Mi sono dato una bruciata clamorosa. Allora, non riesco a capire in questo momento dove guadagno rispetto a lui. Cioè, non mi pare che ci sia un punto specifico. Però fortunatamente sto arrivando un po' di confidenza con sta macchina. E che cazzo, non parlo più. Mi sto attirando delle gufate clamorose. Ok, comunque siamo avvicinati, mo lasciando perdere tutto. Non so chi è. Il secondo è sempre Binacci Arredamenti. Okay.
Ok, oh, non è che mi devi tirare la sabbia però, Patterson. Così non vale, eh. Ora sarebbe perfetto indurlo a sbagliare. Vedo che in chat appaiono scritte. Non so che è successo. Ah, gente che ha mollato la gara probabilmente. Però su sto gioco non è una gran mossa, perché te dà delle penalità a fine gara nel tuo rating se tu molli la gara. Mamma mia, come sto a girare male. Quello davanti a Binacci, stiamo a recuperare qualcosa insieme. Ci potremmo allenare. Sì, allenare, ciao, alleare. Noi e Patterson, tipo i lupi mannari e i vampiri in quel film contro i vampiri cattivi. Quindi in questo caso Binacci fa il ruolo del cattivo. Certo che però Patterson dovrebbe essere collaborativo e dammi un po' di scia. Solo che poi se arrivo Patterson te lo dico, io te passo. La sto mettendo tutta per ripiallo. Oh Madonna. Niente, e se non me la faccio di traverso quella curva non mi piace. Comunque non riusciamo a ripiarlo, raga. Siamo un po' plafonati. Il nostro amico Patterson qui davanti, che pure lui diciamo che gira abbastanza regolare. Quando mancano 6 minuti. Continua a tirare la sabbia, questo mi pare non regolamentare, però ce l'avevamo lì a un secondo e mezzo. Ci vorrebbe che sbagliasse qualcosa. Eccolo, grande. Qualcosa di più sostanzioso però dovresti sbagliare, Patterson. Porca troia. Mamma mia, ho fatto una scalata che non gli è piaciuta per niente. Come ti mi ammazzo? Non so manco io come ho fatto a tenerla, raga. Mi ero già visto morto. Se mi ha visto dallo specchietto avrà pregato per me, Patterson. Comunque sono fantastiche queste macchine, sono molto molto divertenti. Però effettivamente in questa circostanza le trovo più complicate che nell'altra gara, dove evidentemente non so che c'era, però mi erano sembrate più amichevoli sinceramente. Patterson se ne sta andando, però è pure normale perché momenti morimo, quando mancano 5 minuti tanto. A questo punto siamo un pochettino bloccati in questo momento. Sai che se quelli davanti si ammazzano noi non andiamo da nessuna parte. Che alla fine Patterson continua a alzare sabbia, ma non è che alla fine perda chissà che, mo sta a 2 secondi e 2. Vedete, devo mettere la seconda, solo non riesco a trovare il modo per metterla, raga. Una volta siamo usciti da quella curva senza fare una derapata. Ora il problema sarebbe uscire anche da questa senza farla in derapata possibilmente.
2 secondi e 7 sta a guadagnare, raga. Ormai ci può salvare solo un incarciofamento autonomo di Patterson. Quello dietro sta abbastanza staccato, che cerca Fagioli a 10 secondi. Però se Patterson arriva su Binacci, allora magari si mettono a fa' pizze, però deve succedere in 3 minuti sta cosa. E niente, tutte di traverso. Ogni scalata è così con sta macchina. Oh, visto un sabbione alzarsi qui a sinistra? Eh sì, Patterson sta sottissimo a Binacci. Ma guardate, se non facevo qua la cacchiata prima, ci potevamo stare noi lì. Anche perché noi alla fine il posto di Binacci lo potevamo prendere se stavamo al posto di Patterson. Il problema è se ne stanno andando tutte e due. Non mi pare un grande recupero il mio. Eccolo, ti vedo in ingaggio. Però che stiamo troppo lontani per approfittarne, raga. Che peccato questo. C'è solo da sperare proprio che finisca alle mani. Ma se so persone civili, sta cosa non succederà. E specie se io mi metto di traverso, stanno a fare di tutto per farmi recuperare e io sto a fare di tutto per non recuperare. Patterson ha passato Binacci. Oh, Binacci ha frenato. Che è successo? Finita la benzina Binacci, raga, perché ce l'avamo poca pure noi. Low fuel. Speriamo che però noi non rimaniamo a piedi a sto punto. C'ho la mappa eco, quella della ritmo. Quando andiamo a passare sul traguardo e mancano 57 secondi. Speriamo che non finisce la benzina, raga, perché secondo me Binacci è rimasto a piedi senza benzina. Oh madonna, non so manco io quanto ho visto vicino quel muretto. Ma il problema grosso adesso è la benzina, che mi sta preoccupando. No, no, non posso aver sbagliato così tanti i calcoli. Ci sarà una maniera per andare a consumare meno benzina? Che cerca Fagioli, sta sempre a 9 secondi e 3. Mamma mia. Dai, 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 dai. Low fuel, non so quanto low, però non riesco a vedere l'indicatore. Dove sta l'indicatore della benza? C'ho 0,25, raga. Resta a piedi pure io, porca troia. Ma come ho fatto a sbagliare così tanto? Ho messo benzina per 14 giri. Siamo all'undicesimo. Come cazzo gli fanno i conti? Oh, però lì c'è bandiera a scacchi. Ma ho preso la bandiera a scacchi? Cioè, è finita la gara? Non riesco a capire. Sì, forse è finita. Che culo. Sì, sì, è finita, è finita. Madonna, raga, ci ho finito la benzina 10 metri dopo la fine della gara, raga. Ma come cazzo si fanno i conti su sto gioco? Vabbè. Comunque ci ha detto culo, raga, perché siamo usciti arrivo a podio, perché se no non avremmo ripreso a Binacci. Lui si aspettava che ci qualificavamo sesti e siamo qualificati quinti. Lui si aspettava che finiamo sesti e siamo arrivati terzi. Beh, ragazzi, bella garetta, mi sono divertito e le daily di Refactor 2 sono sempre, sempre molto, molto divertenti. Detto questo, ragazzi, io spero che vi siate divertiti pure voi. Non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.